sportiva a trazione posteriore, Germania, e si va a provare una sportiva a trazione anteriore sulla pista probabilmente più famosa del mondo, il Nürburgring. Bel modo di cominciare, eh? Quest'anno Toyota è tornata a correre nei rally con la Yaris nel campionato WRC e non è un caso che abbia organizzato al Nürburgring la prima prova di una nuova versione della Yaris stradale, quella sportiva. Le case automobilistiche attorno al Nürburgring, vedete questa è la mappa del circuito, hanno dei garage come quello in cui siamo in questo momento per prepararsi durante i test di sviluppo ed eccola qui la nuova Yaris GRMN che sta per Gazoo Racing, quindi il reparto corse di Toyota, e Meister in tedesco of Nürburgring, quindi campione del Nürburgring, che è una pista che Toyota utilizza oltre al circuito di casa, il Fuji in Giappone, proprio per mettere a punto, sviluppare con gli ingegneri collaudatori sia le prestazioni che gli assetti di macchine sportive come questa piccola bomba, oltre che ovviamente come tutti i marchi per sfidarsi a colpi di record sul giro, utilizzando questa pista un po' come parametro per confrontarsi con gli altri marchi automobilistici. E nel confronto con altre piccole sportive come la Ford Fiesta ST, la Peugeot 208 GTI, la Clio RS, ma anche rispetto alle versioni sportive della Mito, della DS3, della Corsa, della Mini, questa piccola giapponese è l'unica ad avere un motore con compressore volumetrico invece che un turbo. E l'evoluzione del 4 cilindri 1.8 usato da Lotus. E non si è rinunciato neanche al cambio manuale a 6 marce e c'è pure un bel differenziale autobloccante Torsen. Lo scarico è centrale e l'assetto è da 17 pollici. Ed è proprio qui al Nürburgring che è stata fatta buona parte della messa a punto delle sospensioni su muletti camuffati come le versioni ormai quasi definitive che vedete nelle immagini. Ed è qui che i tecnici durante lo sviluppo, dopo aver fatto le modifiche in officina, partono per poter provare i nuovi modelli sia su strada che in pista qui al Nürburgring. Ed è quello che faremo anche noi seguendo gli stessi percorsi dei collaudatori. La pista del Nürburgring non è un circuito normale, non solo per la lunghezza ma anche perché l'asfalto, la superficie non è perfettamente liscia ed è lì il bello, il difficile di dover fare una macchina sportiva con un assetto che vada bene anche su strada come questo percorso molto aperto qui in mezzo alle foreste tedesche. E la prima cosa che vi faccio sentire è il motore con compressore volumetrico. 7000 giri, guardate come è lineare e soprattutto sentite il fatto che non ci sia il turbo, fa cantare alla grande quello scarico laggiù in centro. E poi devo dirvi che queste sospensioni sono meno rigide di quello che mi aspettavo e la macchina è molto reattiva, molto molto agile. Il cambio è 6 marce, è stato rivisto nelle tarature e soprattutto c'è un differenziale autobloccante Torsen, quindi meccanico, che vi fa mettere giù tutti i 212 cavalli o 215, adesso stanno ancora definendo le omologazioni. E poi i freni rispondono bene, un bel attacco ma c'è anche una bella progressività. Le gomme da 17 su cerchi BBS sono giuste, nel senso che non sono troppo reattive nei cambi di direzione. Vedete dietro la macchina è bella ballerina, anche l'SP attaccato entra subito, e davanti la barra antirollio, vedete in questo tratto di strada che non è perfettamente liscio riesco comunque a controllarla, non è troppo piatta, ecco, non è un asse. Davanti, dicevo, le barre antirollio è più grande per dare un po' di bilanciamento e non dare troppo sovrasterzo in entrata. E devo dire che anche gli ammortizzatori sviluppati con la Sachs mi piacciono, il telaio è stato irrigidito nei punti di attacco per dare più precisione soprattutto ad alta velocità. E poi quello che forse migliorerei, non mi piace tanto la distanza tra il piede del freno e il pedale dell'acceleratore per fare i punti attacchi in una curva come questa. Adesso provo a frenare col sinistro, accelerare contemporaneamente, sì, me lo lascio fare e questo mi piace molto. I sedili sportivi sono molto comodi, davvero. L'unica cosa è che un po' come la Fiat 500 Abarth, che me lo ricorda anche per il fatto che rispetto ad altre concorrenti
turbo ha questo suono bello vivace. Dicevo, la posizione di guida è un pochettino più alta di quello che vorrei, però è una macchina che va veramente sangue, vi fa divertire, vi fa venire voglia di, insomma, giocare al di là del percorso, della velocità. In questo momento sono a 80 all'ora, ma vedete, mollo l'acceleratore, parte in maniera dolce, veramente divertente. Il volante è quello della GT86, quindi è il più piccolo come diametro, come dimensioni, montato sulle Toyota stradali, e migliora comunque il fatto che la posizione di guida resta alta, e anche nelle curve strette danno tutto gas con il differenziale autobloccante, non ci sono troppe reazioni di coppia. Il cambio, di cui non vi ho parlato prima, ha una bella manovrabilità, e l'ultimissima cosa che migliorerei, avete sentito, gli scoppietti dallo scarico, che potrebbero essere un po' più frequenti, e a quel punto non avrete più scuse. Piccola cosa sul motore, perché ormai di compressori ce ne sono pochi. Qui ci sono 250 Nm di coppia, che sono magari anche un po' di meno rispetto a certi turbo, ma in questa stradina di salita guardate cosa significa. 50 all'ora, terza marcia, 2000 giri, giù tutto, e comunque mi porta via. Oppure aumentiamo un po' la velocità, 3000 giri, 60 all'ora, e via andare. Questa infatti, oltre ad avere un tempo di accelerazione dichiarato 0-100 di 6,3 secondi, anche qui è un dato da omologare, che è dichiarato come il migliore della categoria, pesa circa 1135 kg e quindi ha un rapporto peso-potenza anche qui ai vertici, per farvi divertire alla grande, soprattutto sulle strade che poi sono quelle dove gli appassionati vogliono andare, cioè in mezzo alle curve. Il tutto per un prezzo di 29.900 euro e una produzione limitata, solo 350 esemplari, che si possono comprare sul sito internet dedicato a partire dal 27 luglio, giorno d'inizio del Rally di Finlandia. Ma adesso è arrivato il momento di girare al Nürburgring, con la pista riservata a gruppi di due Yaris dietro l'istruttore sulla GT86 a fare da lepre, per non far danni nell'inferno verde, che è difficile proprio come si racconta, ve l'assicuro. Tutto il giro è durato circa 10 minuti, e per non allungare troppo questo video abbiamo scelto qualche curva dove sfruttare al massimo i freni a 4 pistoni e il rapporto peso-potenza di poco più di 5 kg per ogni cavallo del motore. Tanti dicono che per venire per la prima volta al Nürburgring la cosa migliore è farlo con una trazione anteriore, e devo dire che dopo la GT86 a trazione posteriore c'è un'altra sportiva Toyota tra le mie preferite, questa Yaris Gazoo. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.